Lancia la sua sfida a Laura Puppato e lo fa dall'alto della sua esperienza di sindaco, di senatrice, di donna del PD. Puppato scende in campo, lancia la sua candidatura alla guida del partito, chiamato a scegliere il nuovo segretario regionale. Finisce l'era di Alessandro Bisatto che, come noto, si era presentato dimissionario dopo le regionali dello scorso anno, che segnarono il trionfo di Zaia e il risultato più basso in termini di consenso del PD, ma venne convinto a reggere la segreteria in attesa della stagione dei congressi. Sono una democratica e penso che un partito debba essere un partito che lavora insieme a prescindere dalle correnti interne. Usa spesso la parola insieme, Puppato, spiegando come il suo Veneto metta questa parola al centro di un progetto con giovani e donne in prima fila, per un PD strutturato e accogliente, coraggioso, attivo e progettuale. Una casa comune dove trovare un luogo accogliente che possa effettivamente dare risposte ad amministratori, a singoli cittadini, a realtà di varia natura che fanno riferimento al Partito Democratico, molti dei quali se ne sono andati perché purtroppo i nostri iscritti sono diminuiti nel corso degli ultimi anni e stanno già solo con questa candidatura cominciando a tornare. Tra le idee di Puppato, una sede di partito aperta più spesso, una scuola politica dedicata ai giovani e l'obiettivo di creare un coro di voci alternative a quello che l'ex senatrice definisce il monologo asfittico che vige in Regione Veneto. Riesca anche a diventare un partito federato, e cioè parte del 2 per 1000 che è stato ceduto dai cittadini a favore del Partito Democratico Nazionale, torni nelle terre venete, attraverso appunto una quota di questo 2 per 1000 destinata ai territori e alla segreteria regionale.